un decalogo dove vengono indicati tutta una serie di comportamenti e di condotte che gli ospiti che vengono a visitare la nostra città dovrebbero seguire, e noi dovremmo avere, in questo caso, come dire, l'obbligo di farlo presente, di istruirli, di formarli. Stanchi dei continui episodi di inciviltà a Venezia che raggiungono l'apice soprattutto nei mesi estivi, un gruppo di cittadini denominato Venezia Mio Futuro ha stilato una serie di regole che ogni turista dovrebbe rispettare. Una locandina che elenca le regole fondamentali di buona convivenza in città. Scopo è che ognuno, nell'ambito del suo ruolo e dei suoi compiti, dia una risposta, perché bisogna intervenire. Non è più il momento, diciamo, delle parole, degli annunci, bisogna passare, come dire, alla fase pratica, perché così non si può andare avanti. Il gruppo mette a disposizione gratuitamente online questo manifesto realizzato con una grafica che ricorda la Belle Époque, una Venezia che ormai non c'è più e a cui vorrebbero ritornare. Tra le regole anche il divieto di girare in bicicletta o di fare il bagno nei canali. Il gruppo ha diffuso anche sui social i manifesti, invitando i negozianti a stamparne una copia e affiggerla alla parete della propria attività per sensibilizzare i turisti. Nei prossimi giorni, alcune attività commerciali veneziane metteranno a disposizione, sempre gratuitamente, delle stampe a colori 50x35, dove chi vuole, soprattutto magari negozianti, chi ha attività o magari anche strutture ricettive, potranno esporlo.